Ciao a tutti e bentornati, benvenuti in un nuovo video. Io sono Ilaria e oggi tornano i preferiti del mese. Ebbene, sì, avete capito bene, è una rubrica che io faccio da anni su questo canale e finalmente ha avuto il suo ritorno. Speriamo. Ho perso il conto delle volte in cui effettivamente ho detto questa frase, quindi non sono più credibile a un certo punto, ma vabbè, tenteremo. Comunque, mi sono andata a ricercare tutte le mie domandine, me le sono scritte sui post-it. Spero vi faccia piacere questo ritorno, secondo me è un video interessante perché racchiude più categorie di diverse cose che appunto durante il mese mi sono piaciute, magari riesco a farvi scoprire. E quindi iniziamo subito con i prodotti. Inizio con i prodotti di Freshly, anche perché ci sono un sacco di sconti su il sito per il Black Friday, quindi vi conviene aprire bene le orecchie. Ovviamente, come vi ho già ripetuto più volte, Freshly è un brand di prodotti vegani e non testati sugli animali, ovviamente. Infatti si occupa proprio di cosmetica naturale, tutto ciò che riguarda la sostenibilità, dai pack alla formulazione. Quindi vi faccio un po' vedere quelli che sono i prodotti che ho utilizzato maggiormente. Ovviamente primo tra tutti questo, che penso si possa notare. In realtà questo è il secondo che finisco, va bene. Questo qui è lo spray alla cheratina. È una formulazione molto leggera. Cerco di farvi vedere anche lo spruzzo, vedete com'è vaporoso. E infatti funge proprio da balsamo spray. Io lo utilizzo tutti i giorni, magari prima di spazzolare i capelli. Mi fa dei capelli lucidissimi. Poi li va ad idratare, quindi li rende più corposi. Tutto ciò che potete desiderare da un prodotto capelli lo fa. Quindi questo è il primo che senz'altro vi dovete segnare. Poi, sempre per i capelli, c'è questo qui, che è il trattamento crescita e volume. Questo vedete è così, è un siero. Vi va proprio ad aumentare la corposità, appunto, come vi dicevo prima, del capello. Infatti lo dovete applicare proprio nelle zone dove vi serve, massaggiate. Lo usate tutti i giorni e riduce proprio anche la perdita dei capelli. Infatti consigliano un utilizzo di almeno 90 giorni per vedere proprio l'effetto completo, ma già intorno a metà, quindi 45 giorni, dovreste vedere i primi risultati. Parlando invece per qualche prodotto viso, abbiamo questa che è la mia scoperta, ragazzi. Io sono ossessionata con la detersione, cioè in generale con la skincare, però con la detersione, non lo so, è una cosa che proprio mi piace quando uno si strucca, ti fa sentire subito pulita, più a casa, entra in gioco lui. Questo qui è il Rose Quartz Facial Cleanser. Proprio grazie al Rose Quartz non va a seccare la pelle, anzi la idrata, aiuta a rimuovere i residui, le impurità anche di make-up e allo stesso tempo ha degli attivi vegetali all'interno che aiutano a regolare tutta la questione del sebo e quindi poi restringe anche i pori dilatati. Ultimo che vi faccio vedere di Freshly, questo qui è un altro trattamento viso, tra l'altro guardate che belli anche i colori del pack. Questo qui è perfetto se avete una tipologia di pelle mista grassa perché aiuta proprio a prevenire, essendo un trattamento, quindi non è una vera e propria crema. Quindi se avete una pelle particolarmente reattiva o acneica, aiuta a distendere tutte quelle che sono i segnetti dei brufolini, le infiammazioni, vi lascia una pelle uniforme, setosa. Guardate, nel senso, non c'è bisogno che vi spieghi, questo è il risultato. È adatto a tutte le età, potete usarlo mattina, sera e ha una consistenza quasi gelatinosa, quindi si assorbe anche molto in fretta. Come vi dicevo, su questi prodotti dal 1 al 30 di novembre c'è il Black Friday sul sito, trovate tutto quanto, ovviamente linkato qui nella descrizione. Quindi trovate i prodotti fino al 50%, un'occasione pazzesca per prendere tutto. E in regalo, su una spesa superiore di 29 euro, avete anche il mini olietto corpo che io adoro, infatti l'ho finito, e ve lo mettono insieme come regalino. Quindi cosa in più che vi dico, trovate tutte le info, ripeto, giù nell'info box. Dopodiché, altro prodotto importante, crema solare. Io non finirò mai di ripetervi l'importanza della crema solare. Tant'è che ne ho provate tantissime. Io, ovviamente, lo sapete, non mi abbronzo neanche d'estate, quindi è una cosa che proprio faccio sempre, a prescindere, durante tutto l'anno, anche d'inverno, perché comunque i raggi solari, anche se voi non li vedete magari direttamente, ci sono sempre. Quindi è sempre meglio proteggere. E ho provato questa, che è sicuramente la mia preferita, che è della Roche-Posay 50 più ed è una soluzione molto leggera che io utilizzo come ultimo step della skincare, quindi dopo il contorno occhi, dopo la crema, applicate anche questa e poi potete tranquillamente truccarvi sopra perché avendo una formula veramente leggera non è grassa, non vi impasta il tutto, anzi vi dà un finish molto più luminoso anche. Poi, altro prodotto skincare, questo contorno occhi. Io ne ho provati tanti, però ogni volta poi che riapro questo e lo riuso è amore. Questa qui è di Olery Skin ed è il Banana Brown
Dry Eye Cream. È un contorno occhi ricco di collagene e vitamina C, che ha questo colorino giallino che va anche un po' ad attenuare l'occhiaia se l'avete magari particolarmente scura. È idratante, non pesante, si assorbe rapidamente. Questo qui al bacio lo trovate da Sephora. Ultimi prodotti, passiamo al makeup. Assolutamente lui, che è stata proprio la scoperta di sempre, perché adoro. È una formulazione di fondotinta che va a uniformare il colorito senza appesantire, senza dare magari quell'effetto troppo pesante quando volete una cosa un po' più leggera. Sto adorando. Io utilizzo la colorazione 1 Fair. Io l'ho usato anche molto quest'estate sulle spose che ho truccato. Vi giuro, così proprio. Poi un altro prodottino che ho usato anche oggi per fare l'effetto Doll Lips è questo qui. Queste qua sono delle tinte naturale effetto tattoo di Astra. Io in particolare mi piace tantissimo queste due colorazioni qua, che sono la 03 e la 01. Una vedete è un po' più scura e una è un po' più sull'arancionino. Danno questo effetto molto bello di labbra sane, però allo stesso tempo juicy, non so come spiegarvi, no? Io lo tampono più che altro nella zona centrale e poi vado sopra con un gloss, magari un lucido. Quindi super super consigliate. Ultimo prodotto, questo qui, che è un eyeliner, questo qui in particolare di Banana Beauty, si chiama Say So, ed è quello marrone, che appunto ho utilizzato anche oggi, sia per la parte interna sia per la codina esterna. Adoro questo eyeliner, in particolare tutti quelli di Banana Beauty, perché sono iper scriventi. Cioè, guardate il tratto quanto è scuro e rimane lì, capito, anche dopo ore che l'avete su. E poi in generale l'eyeliner marrone, ragazzi, è sottovalutatissimo, ma in realtà secondo me dà un effetto ancora migliore di quello nero. Ovviamente quello nero è intramontabile, ok? Però per i look magari da tutti i giorni ha una marcia in più, non lo so. Poi con tutti i miei colori attuali secondo me ci sta molto bene. Detto ciò, adesso passiamo alla seconda domanda, anche perché mi sono dilungata anche troppo. Canzoni del mese, qua sicuramente qualcuno mi odierà, mi lincerà, perché sì, sapete che ormai ascolto solo K-pop, o comunque c'è anche qualcosina in inglese. Ovviamente non vi metterò solo canzoni che sono uscite ad ottobre, ma in generale quelle che io ho ascoltato di più. Allora, prima tra tutti iniziamo con una in inglese, anche perché è uscita ed è tornata Adele, ragazzi, e quindi non posso non mettervi Easy On Me. Cioè, lei era una delle mie cantanti preferite. Mi ricordo quando facevo lezioni di canto, c'era sempre una sua canzone. Poi, ovviamente, passiamo a una canzone metà coreana, metà in inglese, che è My Universe dei Coldplay con i BTS. Questa collab, ragazzi, è stata veramente proprio chef kiss. Poi, continuando sulla scia del K-pop, perché ragazzi, non posso farne a meno, nel senso, sarei ipocrita a dire che no, mettiamo quest'altra, no. Qui ne metto una degli Stray Kids, che è Thunderous. Loro hanno uno stile pazzesco. E poi mi sono totalmente rifissata con una canzone dei Backstreet Boys. Lo so, non sono dei miei anni, in realtà un po' prima. Ho un problema in generale, mi sa, con le boy band nella mia vita. Ma comunque, questa qui è I Still. Ogni tanto quando parlo con Giulia le dico spesso: non ci sono più le canzoni di una volta, perché è vero, ragazzi, cioè, sentite il sound, proprio è diverso. Ci sta ovviamente che uno, no, cambi nel corso del... mi mancano. Poi, parlando invece di serie TV, qui ho un po' di difficoltà, sapete, perché questi mesi mi sto dedicando pochissimo, stranamente, alle serie TV, rispetto a come facevo ovviamente gli anni passati. Sarà che ho meno tempo, insomma, guardo magari altre cose. Ho qualche nome da farvi, che ne vale la pena. Ho iniziato a vedere Nine Perfect Strangers su Prime Video. È una serie strana, non solo per il nome, ma veramente ambigua. Cioè, all'inizio siete un attimo persi, ed è verso la fine che si complica, in generale. Devo ancora inquadrare e capire se mi sia piaciuto o meno. Come sapete, questo video si chiama i preferiti del mese, ma come sapete, però, in realtà per i film e le serie vi parlo anche di cose che magari non ho capito, ci aiutiamo a capire, no? Quindi questa serie è un po'
me per me. Poi mi sono vista, che in realtà questa mi è piaciuta parecchio, anche perché è una serie molto sullo stile survival, un po' post-apocalittica, però interessante, e si chiama Y, The Last Man, e la trovate su Disney Plus. Devo ancora finire di vedere gli ultimi episodi perché stanno ancora uscendo, però vi dico che è molto interessante perché parla appunto di questa sorta di strana pandemia che a un certo punto colpisce tutti gli esseri viventi, letteralmente tra animali e esseri umani maschili, e rimangono quindi solo le donne, però rimane quest'unico uomo. Non vi sto spoilerando niente perché comunque è il senso della serie, insomma. Però è molto interessante vedere come si svolge il tutto, capire cosa è successo, quindi insomma mi piacciono sempre questo tipo di serie qui. Poi ovviamente, insomma, che ve lo dico a fare, ho visto la famosa Squid Game. In realtà non ho ben capito perché abbia fatto così tanto il boom, cioè nel senso, io l'ho adorata personalmente. Non è una serie che parla di cose così strane che dici oh mio Dio, sì, ne avevamo bisogno o no? Ha fatto il boom secondo me perché ci sono diversi aspetti magari interessanti del tutto, anche proprio psicologici, che si vanno a innescare tramite questo, no? Squid Game. Però mi è piaciuta la serie in sé, cioè l'ho vista proprio così a manetta. Poi in realtà basta, per quanto riguarda le serie non ce n'è nessuna da segnalarvi particolarmente. Cioè ultimamente mi sono fissata molto con il true crime, quindi mi guardo i video qua su YouTube oppure i documentari su Netflix che trovate, ce ne sono tantissimi, ovviamente tutte storie vere che vengono raccontate, che vengono documentate. Non lo so, lo trovo molto interessante come argomento, quindi sicuramente, ecco, ho visto più cose di quel tipo lì. Poi passando invece ai film, Venom 2, che è uscito appunto di recente, che non mi è piaciuto. Ho fatto anche il vlog quel giorno dove vi dico, vi spiego, e quindi già sapete, però è veramente un film neanche difficile da inquadrare perché non mi è piaciuto, appunto, e basta. È un grande spreco, però un grande spreco. Potevano fare di meglio. E poi invece mi è piaciuto tanto Shang-Li. Non pensavo, perché ogni volta che viene introdotto, diciamo, un personaggio nuovo nel mondo Marvel, no, è sempre un po' ok, ci piacerà, sarà all'altezza degli altri. Sapete che io sono una grandissima appassionata della Marvel, il mio preferito Iron Man sempre e per sempre nel cuore, ma insomma me ne farò una ragione. E quindi ero molto ok, vediamo questo, anche esplorare la cultura più asiatica, come viene fatto il tutto. Mi è piaciuta perché hanno messo molti dei combattimenti tradizionali dei film asiatici, quindi ci sono queste danze con i venti, con le cose, bellissime coreografie. L'unica cosa, se devo trovare proprio, che ho storto il naso, un po' forzata la questione del villaggio con questi esseri un po' mitologici, cinesi, tipo la volpe a nove code, il leone. Non lo so, un po' storto il naso anche per il, chiamiamolo, mostro finale, non so. Però in generale la storia ci sta, secondo me sarà una figura importante anche nel corso dei prossimi, film, nelle prossime fasi della Marvel, quindi staremo a vedere. Poi ovviamente ho visto Fast and Furious 9, finalmente, dopo anni che lo rimandavano. Fast and Furious è una delle mie saghe preferite di sempre, ve l'ho ripetuto anche questo 100 miliardi di volte. Questo film mi è piaciuto perché ovviamente sono legata a tutta la pellicola, ai personaggi, però rispetto agli altri è un po' sottotono, sarà che ormai non sanno più che cosa inventarsi, cioè anche la storia era un po' meh rispetto alle altre. Quindi sono uscita dicendo ok, ho visto un film di Fast and Furious, però poi ovviamente leggerò anche i vostri commenti e saprò cosa ne pensate, se avete visto questi film. Insomma, questo è. E in realtà altri che ho visto al cinema non me li ricordo particolarmente, quindi o non mi sono piaciuti o non ne valeva comunque la pena. Poi passiamo alle unghie del mese, che in realtà sono queste che mi vedete addosso. Sono molto semplici in realtà, nere, e queste due color carne con questa decorazione con la foglia violetta. Come vi ho spiegato nel video, vado ai concerti di BTS a Los Angeles. Diciamo che è stato un periodo particolarmente stressante anche per questo fatto qui. Mi serviva un po' di viola nella mia vita, sulle mie unghie in generale, un po' di brillantezza. Per la cover del mese, in realtà se mi seguite da tanti anni lo sapete, io sono sempre stata fissata con le cover. Ultimamente mi sono data proprio una calmata
usata in generale e quindi uso solo questa, che tra l'altro mi chiedete spesso dove l'hai presa, Ila. Allora, questa qui è una cover della Otterbox che ho preso direttamente dal sito di Apple quando ho preso il telefono. Ho preso anche questa perché vedete ha la calamitina, quindi è fatta apposta per il magnete ricarica, che non mi ricordo mai come si chiama, comunque vabbè, quello che appunto attacco per ricaricare il telefono. E poi è super figa perché ha tutti questi colori, sempre sul violetto, sul rosa, e sta molto bene anche con il colore del telefono. Mi piace, adoro. Costa un po', però it's worth it. Passando invece alla foto del mese, ve la metto qui. In realtà non mi sono fatta tante foto, sia perché vabbè ho fatto l'operazione agli occhi come sapete, quindi non mi sono potuta truccare per un periodo, anche prima dell'operazione, cioè per dirvi oggi è la prima volta che mi ritrucco in maniera quasi decente completa, quindi insomma questa è una delle ultime che sicuramente mi è piaciuta di più. Parlando delle scarpe invece, che me lo chiedete sempre anche quello ogni volta che ve le riprendo nelle storie, però pensavo fosse palese, sono queste qui, non ne ho da farvele vedere perché sono a lavare, intelligente io che le metto a lavare prima del video. Sono le Vans Platform Old School, è uscita questa nuova versione super mega hyper platform, già c'era quella platform, questa è proprio another level, e io adoro le old school. Avevo la versione normale bassa che ho usato per anni, ho detto ok, c'è bisogno di un change, e quindi ho preso questa versione qui che mi fa impazzire. Io adoro le scarpe platform, e in più questa appunto ha anche quell'ulteriore suoletta platform tipo zigrinata che gli dà quella marcia in più, quel twist in più, quindi consigliatissime. A parte che sono comodissime e stanno bene con tutto. Per quanto riguarda gli eventi del mese, che è l'ultima di queste nostre domande, a ottobre diciamo che c'è stato un po' di roba da fare. Ho truccato tante sposine a inizio di questo mese e a fine insomma di settembre, quindi ho avuto un po' da fare con quella parte del mio lavoro un po' più pratica, un po' più sul campo. Poi ovviamente potete trovare tutti i vlog di questo mese sul canale, quindi se volete andare a vedere qualcosa in particolare li trovate tutto. L'operazione laser LASIK in questo caso agli occhi, impazzita per prendere i biglietti dei BTS e relativo viaggio. Adesso viene da ridere, ma è stato un periodo veramente carico. Però spero nel prossimo mese di potervi dire invece solo cose belle. Detto ciò ragazzi, il video finisce qua. Spero vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto scoprire un po' di prodotti, di canzoni, di cose nuove. Fatemi sapere se riguardo a tutte le categorie di cui ho parlato c'è qualcosa che voi volete consigliare a me. Vi leggo come sempre nei commenti. Detto ciò vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!